Romeo. Ma da dove partiamo? Qua è Partiamo dal lunga, presupposto. eh. No, no, è lunga. Il presupposto è che, insomma, la giornata di ieri con queste astensioni reciproche, io non penso che sia così indicativa di una possibile, di un possibile dialogo iniziato tra maggioranza e opposizione. Quindi Io penso che il vero nessuna nodo. illusione dobbiamo Esatto, farci, nessuna Ilaria. illusione. Il vero nodo si vedrà col decreto ristori. È lì che bisogna vedere se il governo mette a disposizione più risorse, se verranno accolti emendamenti importanti e proposte che vengono dalla minoranza. Tra l'altro abbiamo visto, abbiamo notato che ci sono molti elementi, tantissime categorie che sono escluse dai ristori, non so, i centri commerciali che sabato e la domenica devono chiudere, Ma perché li tende sono ai fuori parenti? comunque tutta una serie di categorie, sono fuori tutta una. Ci ha detto Oh, prima, scusa. glielo aggiungo solo perché è importante, il vice ministro Misiani ha detto di fronte alle nuove chiusure ci saranno nuovi Anche ristori, quindi questo sui centri se io commerciali poi ho probabilmente. detto ieri che la parola giusta sono indennizzi, perché ristori è un bonus, in realtà c'è bisogno di corrispondere a tutte le persone che sono danneggiate, davvero una buona parte di quello che rischiano di perdere, essendo costretti a chiudere, quindi bisogna parlare di indennizzi. Lì sarà il vero banco, il banco di prova. Sulle misure di contenimento, non so, ci auguriamo noi che ci sia un dialogo positivo con le regioni, perché questo è importantissimo, che non si venga sempre a questo scarico di responsabilità. Perché anche sul trasporto pubblico locale, se vogliamo essere precisi, i soldi stanziati non sono 400 milioni, ma sono 300 milioni per i servizi aggiuntivi. Il decreto è stato fatto l'8 di settembre, un po' tardi. Di questi 300 milioni, 150 milioni le regioni li potevano usare subito e infatti ne hanno usati 120 su 150, mentre gli altri 150 il decreto di riparto è stato fatto l'altro giorno. Quindi è chiaro che sicuramente ci sono dei ritardi, ma non tanto da parte delle regioni, perché guardate, io ve lo dico con sincerità, la Lega aveva fatto il 7 di luglio, così vi faccio vedere i documenti, Bene. un'interrogazione chiedendo se sulla seconda ondata c'era un piano pronto antipandemico. Speranza ci ha sempre detto in aula, sì, il piano c'è, il piano c'è, il piano è stato pubblicato il 12 di ottobre. Voi capite che se per la seconda ondata autunnale tu pubblichi un piano di prevenzione il 12 di ottobre, il È 12 di troppo ottobre è tardi, tardi, cioè dice. ci sono dei ritardi evidenti, però ripeto, mettiamo da parte le polemiche, vogliamo davvero un dialogo costruttivo, si venga in Parlamento e sugli indennizzi alle attività che sono obbligate a chiudere, a questo punto è lì che si gioca la partita, perché abbiamo visto anche nei decreti economici passati, dal Cura Italia al rilancio al decreto agosto, sostanzialmente le opposizioni sono state tagliate fuori, la maggioranza decideva e noi lì in Parlamento a presentare gli emendamenti di cui venivano accolte cifre direi quasi irrisorie. Faccia conto che su un decreto da 25 miliardi alle opposizioni sono stati accolti emendamenti per 25 milioni di euro. Cioè lei si rende conto davvero di come siamo stati Volete, ma trattati? Quindi è lì che entrambi si lo vedrà, dite. sarà il vero banco di prova. Il vero. Ma se posso, volevo solamente Prego. dire, insomma, anche cioè, se è vero, come ho detto più volte, che governare in questa fase sia assolutamente difficile, perché è una fase particolare, però è altrettanto difficile fare l'opposizione, cioè anche capire quello che effettivamente sta succedendo dal momento in È cui vero, il questo è vero. Parlamento non riesce Questo è vero. a consultare, è quello che noi abbiamo chiesto ieri, i Questo è verissimo. verbali e le relazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Cioè in questo momento il governo e Conte hanno la disponibilità di avere dei task force scienziati che gli spiegano come sta andando l'epidemia, dove partono i contagi, gli studi che sono stati fatti. Quindi diventa difficile per l'opposizione anche fare delle Però se voi vi proposte su come sedeste. contenere il virus nel momento in cui non siamo messi a conoscenza davvero della reale situazione. Quindi il Parlamento non sa, non conosce le relazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Cioè, quando vogliamo parlare di collaborazione, dobbiamo partire da questo. Se non rendiamo pubblici i verbali e le relazioni, così tutti possono capire, possono anche avanzare proposte nel merito, diventa anche difficile dire. Chiudiamo questo, non chiudiamo quello, non chiudiamo quell'altro, chiudiamo sì, chiudiamo no. Cioè, è chiaro che Nella tutto cabina diventa di molto più regia non complicato. potreste condividere, il governo non potrebbe mettervi a disposizione questi documenti che chiedete giustamente, perché la valutazione deve spettare anche all'opposizione sulla curva epidemiologica, sulla situazione dei ricoveri, però se vi sedeste forse
potreste condividerlo col governo, no Romeo? Sì, ma certo che si potrebbe fare questo lavoro, però per esempio ieri c'era un punto sulla nostra risoluzione che proprio parlava del rendere consultabili nel Parlamento i verbali del Comitato Tecnico Scientifico, e questo è stato un punto che non è stato accolto dal governo. Cioè, come sempre, il discorso è quello, se ci deve essere questa collaborazione ci deve essere trasparenza in tutto, poi sappiamo bene che non è semplice prendere determinate decisioni, il governo è arrivato impreparato, ci sono i ritardi, poi me lo faccia dire, visto che c'è Castaldo, possiamo dirlo che tutta Europa ha clamorosamente toppato, cioè... Ma queste misure andrebbero anche coordinate a livello europeo. Sta tanto decantata Europa, ogni Stato prende misure una diverso dall'altro, in tempi differenti, molto simili. Non si poteva solo concentrarsi sull'aspetto economico, che tra l'altro abbiamo visto che non ha effettivamente dato i frutti necessari, ma anche sotto l'aspetto sanitario, forse un coordinamento, misure prese insieme, bisognava farlo. E questo, perdonatemi, a parte aspettare il vaccino come diciamo così, una cura miracolosa che non sapremo neanche quando arriverà, che effetti avrà, quando sarà distribuito a tutti, ci voleva un piano B che l'Europa non ha avuto ed è stata travolta dalla seconda ondata. Sentiamo Castaldo, però facciamolo.